Ecco la seconda clip della Spesa Consapevole, la grande iniziativa del Comune di Belluno che speriamo possa sempre di più entusiasmare cittadini e commercianti. Benvenuti ad una nuova clip della Spesa Consapevole, la grande iniziativa promossa dal Comune di Belluno in collaborazione con Ascom e Bellunum. Di che si tratta? Si tratta della promozione della consapevolezza ecologica che ogni cittadino e commerciante deve avere, perché meno rifiuti, di conseguenza meno imballaggi. Noi entriamo in un altro punto vendita e vi aggiorniamo perché i punti vendita rispetto a settimana scorsa sono oltre 30 e sono sparsi in tutto il comune di Belluno. Siamo in via Vittorio Veneto e tra poco scopriremo come due commercianti hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Entriamo e siamo subito con il signor Vignato. E la prima cosa che notiamo all'entrata di questo supermercato è un distributore. Ne parliamo infatti insieme al titolare e spieghiamo la grande novità utilizzata da questo supermercato. Sì, noi un paio di mesi fa abbiamo introdotto il detersivo sfuso 100% biologico, questo per venire incontro alle esigenze del cliente per la riduzione dell'imballaggio e per la riduzione dei cosiddetti rifiuti non riciclabili. La nostra filosofia è proprio quella di cercare di rendere meno pesante la differenziata per quanto riguarda il quartiere, soprattutto il quartiere come quello di Balenic, che richiede una separazione piuttosto netta dei rifiuti. E non per niente anche i nostri reparti del fresco, se servito in parte libero assistito, cercano di avere questa filosofia qui. Ma all'interno del supermercato CRAI Vignato di via Vittorio Veneto a Belluno c'è anche la macelleria Pinali, che aderisce appunto a questa grande iniziativa del comune Bellunum e Ascom. Siamo con il titolare, al quale chiediamo come mai avete deciso di aderire. Perché secondo me è un'iniziativa positiva, è un'iniziativa secondo me simpatica e utile allo stesso tempo, perché sensibilizziamo il cliente praticamente a fare una spesa consapevole e acquistare prodotti freschi, prodotti al banco, al posto di comprare prodotti tipo inscatolati che creerebbero praticamente più rifiuti. E noi ricordiamo poi che ogni venerdì e sabato, durante tutto il mese di questa grande campagna, tutti i negozi e tutti gli alimentaristi che aderiscono daranno la possibilità ai clienti di portare a casa la sporta di stoffa, quindi di ridurre ulteriormente un altro imballaggio scomodo da smaltire come la plastica, e anche in previsione di quella che sarà la nuova normativa comunale a partire dal 2011, ovvero di eliminare tutte finalmente le borse di plastica. Grazie mille. Valutare l'impatto ambientale che ha la confezione di un prodotto è davvero cosa importante. Lo abbiamo capito anche oggi attraverso appunto coloro che hanno aderito a questa iniziativa, il supermercato CRAI Vignato di via Vittorio Veneto a Belluno e la macelleria Pinali. E allora in chiusura di questa clip diamo le regole d'oro per una spesa davvero consapevole. Scegliamo imballaggi leggeri, prediligiamo flaconi di plastica riciclata, festeggiamo con il Mater B, cioè cerchiamo di utilizzare nuovo materiale completamente biodegradabile. In questo caso diciamo di festeggiare perché il Mater B si trova in tutte le posate, i bicchieri e i piattini che utilizzano le mamme per il compleanno dei loro bambini. E poi ancora ricariche detersivi alla spina, come abbiamo visto in questa puntata. Rifiutate il superfluo, le confezioni doppie, i pacchi famiglia o per esempio i succhi di frutta piccole confezioni singole sono ulteriore imballaggio. Il vuoto a rendere diventerà una sana abitudine per tutti. Preferire beni resistenti? Ed infine, quale borsa per la vostra spesa? Porta la sporta. Ogni venerdì e sabato per tutto il mese, tutti coloro, commercianti alimentaristi, che aderiscono a questa grande iniziativa, vi daranno, dicevo, nel weekend la borsa di stoffa, perché dal nuovo anno finalmente le borse di plastica spariranno. Buona spesa consapevole, ci rivediamo settimana prossima.